questa è una famiglia come ce ne sono tante, simpatica e ospitale. Hanno molti amici e tra questi anche dei personaggi famosi che sono spesso loro ospiti. Per esempio, questa settimana con loro c'è... Beh, indovinatelo voi. Kraft, la casa produttrice del famoso formaggio a fette, presenta... Chi sarà? Le ho portato benzina e cerini. Non ha mica intenzione di bruciarci la casa. Ma no, è il disco della sua canzone. Grazie. Si accomodi, prego. Siamo già sulla buona pista. L'ospite stasera è autore di canzoni. Cerini e benzina. Ma sì, papà, benzina e cerini, che cosa c'è di strano? C'è, Carugno, c'è, come? Una volta l'ispirazione non la trovavano sulla benzina e sui cerini. La trovavano sui fili d'oro, su vipera, ladra. Beh, una canzone sul ladro l'ho fatta anch'io. Ladro maschio. Maschio. La mia era femmina. Ma era un ladro vero. Come no? Un ladro che gli aveva rubato la motoretta. E lui, invece di fare denuncia, ha fatto una canzone. E come si chiama quel ladro? Il suo nome era Ceruttigino. Ma lo chiamavano Drago. Bravo, potresti fare il cantautore. Ah, poveretto, è troppo piccolo lui. Io piuttosto avrei da proporre una marcetta che lei dovrebbe lanciare. Ah, sì? Vuoi sentirla? Non abbampare cara, non farti rossa in faccia, vieni fra queste braccia, stringiti sul mio cuore. Non arrossire? Ma veramente lui ha già fatto qualcosa del genere? Lui chi? Ma sì, lui, Giorgio Gaber. Non arrossire. Piuttosto, signora, mi hanno detto che lei è una grande cuoca autrice. Giudicherà lei stesso. Signora, non ha smentito la sua fama. Questa pasta al forno è veramente ottima. Che gusto extra. Come l'ha preparata? Con le sottilette Kraft. Ecco il segreto del gusto extra. Sottilette, il formaggio Kraft a fette. Pratiche già pronte su misura e senza crosta. Anche i piatti più semplici diventano piatti extra con sottilette Kraft. Sì, col formaggio dal gusto extra ora in due tipi, Emmental Baviera e Provolone, per dei piatti ancora più saporiti. Tenete sempre in frigorifero una scorta di sottilette Kraft. Sottilette, pacco da 5 e 10 fette.